L'ultima parte della sua vita si chiama depressione, male oscuro, no? C'è uno che spinge un bottone e tu che eri un vulcano, avevi questa voracità di divorarti la vita, di beccare quella lì prima che se ne andava via, di raccontare quella storia, di fare quello scherzo, eccetera, improvvisamente non ti vuoi rialzare al mattino, non c'è più fame, non mangi, dici 20-30 kg, non ti frega niente di niente, sembra di aver sbagliato tutto. Io penso che ci sono molti in questa stanza che conoscono questa malattia. Il modo per curarla è ancora così empirico. L'analisi. Con l'analisi, certo. Gassman ha avuto nello stesso periodo, c'è un pezzo di Maria Sole, il capitolo di Maria Sole più bello di tutti. E c'è un pezzo dove racconta che Vittorio Gassman ha avuto una depressione più o meno nello stesso periodo, un po' prima. Ugo rideva quasi, diceva, Vittorio non ha depressione. Poi, boh! Allora un giorno si sono visti insieme, Franca e il padre di Diletta, hanno organizzato una cena e a un certo punto sono scomparsi, sono andati in camera da letto tutti e due. Allora Franca e Diletta erano contenti, dice, beh, chissà, magari si raccontano qualche cosa, gli fa bene, no? Parlare, sfogarsi, ricordarsi, si fanno due risate, tu lo sai. Dopo mezz'ora non uscivano, dopo un'ora non uscivano, dopo 2 ore finalmente Franca è andata a chiamare, dice allora dai, andiamo a mangiare, eccetera. E sono usciti tutti e due, oggi, come quando erano entrati. E dice allora com'è andata? Dice benissimo, benissimo. Dice abbiamo pianto tutto il tempo. Cioè, Vittorio Gassman, Ugo Tognazzi, due vulcani attivi che per colpa di questa malattia, quindi quello è una parentesi. Tra l'altro, papà è morto perché stava molto meglio, non dico passato, però insomma, stava molto meglio. Lavorava un film che gli faceva schifo, una serie televisiva che odiava, e Simona l'ha aiutato tantissimo a riscrivere, a ritrovare all'interno di quella robaccia una motivazione per andare avanti, per tornare il giorno dopo a fare la scena. E niente, una mattina ci chiamarono e era stato male, era stato ricoverato, poi si è andato. Insomma. C'è da dire anche che quello è stato un periodo buio in generale per il cinema italiano, tutti gli anni Beh, per 90, quella hanno generazione iniziato ad essere. sicuramente. In generale sì, non è stato un momento migliore. È stato bello, il cinema italiano l'ha sempre sfangata. Quegli anni che forse sì sono stati bui, però sono stati anche gli anni di Verdone, di Muti, insomma di gente con talento vero. Lì è nata una nuova generazione, È no? Ha nata dovuto una generazione, ma d'altronde è così, reinventarsi dalle ceneri poi no? è per forza, insomma. Però, ecco, forse la generazione precedente a quella era meno interessante, la generazione, poi faccio dei nomi, chi se ne frega, non so, però voglio dire, tra Muti, Verdone, Benvenuti, Giancattivi, e la generazione quella precedente di Montesano, di Bozzetto, quelle cose, forse erano più interessanti questi ultimi, no? Però il cinema italiano che non c'è più, perché non esiste. Esistono dei bellissimi film, si fanno tutti gli anni, dei film meravigliosi, anche quest'anno il film di Sorrentino è pazzesco, io pianto, però ecco, il grande cinema italiano purtroppo non esiste Certamente non esiste più quel grande cinema di collaborazione, no? più. Di Quella, scambio, di diciamo, tanti più talenti, idee, quello che ha di quella bisogno. generazione, questa qua dei centenari, questi nati tra le due guerre. A fare i nomi dei registi e degli sceneggiatori,
siamo qui, possiamo fare un gioco di società che è avanti per noi. Tutti della stessa generazione, noi ci stiamo celebrando anche i Pasolini, quest'anno, no? Per fare soltanto un Pisani, ma poi i Visconti, ma poi tutti quelli dimenticati, prima parlavamo di Pietrangeli, di Indovina, di... aiutami a dire. Stanno avanti, questo è il signore. E Monica Vitti, siamo... Gli sceneggiatori, Agio Scarpelli, Benvenuto Bernardi, Ugo Pirro, cioè, tanti.